Effettivamente è una grande, grandissima emozione rincominciare con un progetto importantissimo per la nostra federazione, un progetto direi altrettanto grande quanto è stato quello della creazione del Palabadminton. Siamo felici per quanto poi il nostro mondo abbia accolto con i suoi migliori ragazzi le nostre proposte di questo trasferimento dei più bravi, dei grandi atleti, i giovani ancora a Milano, per seguire questo progetto con il direttore tecnico giovanile, con tutto il nostro staff che ci dovrà portare a, come lo abbiamo intitolato, Progetto Giovani 2020-2024. Sono due date importanti, due date dove nel 20 saremo a Tokyo e nel 24, ma non si sa, però speriamo di essere molto più vicini al Palabadminton di quanto si pensa. Noi ci siamo felici, siamo orgogliosi di avere questo gruppo di giovani, questo team assolutamente molto 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 unito, questa possibilità di aver pensato e di aver portato a termine e concretizzato un progetto che per noi sarà il futuro e non solo per noi. Siamo orgogliosi di avere una federazione così, siamo orgogliosi di essere riusciti a pensare e realizzare un progetto di queste dimensioni. Non sono soltanto le risorse finanziarie necessarie, ma anche e soprattutto le risorse umane. Siamo, insomma, non lo so, emozionati, contenti, felici. Non c'è soltanto il team, c'è la segreteria, c'è tutta la federazione, c'è il consiglio che lo sostiene. Insomma, una grande, grande, grande soddisfazione. Forza, ragazzi.